Attualmente in provincia di Perugia i richiedenti asilo ospitati nelle strutture di accoglienza sono poco meno di 600 a fronte di una capacità di quasi 800 posti. La loro presenza sul territorio però è male organizzata, secondo il prefetto di Perugia Armando Gradone, che vanta una lunga esperienza nella gestione dei flussi migratori, maturata prevalentemente fra Sicilia e Toscana. Attualmente, pur essendo in presenza di un numero significativo di strutture, queste strutture però sono concentrate in pochissimi comuni e il capoluogo, quindi Perugia in particolare, fa la parte più grande. Questo è di per sé un elemento che, come dire, rende particolarmente difficile poi anche l'impegno verso una prospettiva, diciamo così, di integrazione progressiva dei richiedenti asilo che noi ospitiamo sul nostro territorio. Quali strumenti ci sono per rivedere in maniera più efficiente questo modello di accoglienza? Alla fine dell'anno, quando saremo nella condizione di poter rinnovare i bandi per l'attivazione delle strutture di accoglienza, noi cercheremo di prevedere in questi nuovi bandi dei criteri che ci possano consentire quindi di ampliare la rete, delle strutture sul territorio provinciale in modo da avere più comuni che accolgono, e questo ci consente quindi, come dire, di riequilibrare l'attuale presenza, eccessiva che in questo momento, purtroppo si riscontra in alcuni comuni. Con tante strutture disseminate sul territorio è possibile ovviamente coinvolgere attorno ai progetti di accoglienza tutte le energie e le intelligenze disponibili sui singoli territori per fare il meglio che si può.